sei un ragazzino. Che cazzo fatto di quel caso? Ma sei un ragazzino. Allora, siamo col presidente e il vicepresidente del, del Salarico. Chi è il presidente? Lui. Allora, partiamo, partiamo allora da te. Insomma, questa collaborazione con Massimo Parodi diventa una cosa ambiziosa, questo punto. Spero di sì, perché cioè è un anno e mezzo che ci parliamo, un anno e mezzo che ci facciamo le coccole e penso che a questo punto insomma riusciamo a costruire qualcosa di veramente, veramente bello. Le unioni sono sempre abbastanza difficili anche con la moglie, figuriamoci nel calcio, però penso che sia, che sarà un'unione molto fruttifera. Oh, la struttura, Massimo, è una struttura importante, la squadra è una squadra che per anni ha militato in categorie importanti e la serietà delle persone che ci sono dietro è incommentabile, nel senso che... Non c'è dubbio, io non vedevo l'ora e sono contentissimo. Questa è un'opportunità per me importante e sicuramente non voglio farmela, non voglio sbagliare niente. E questi hanno costruito qualcosa veramente, veramente bello. E quindi io devo solamente cercare di non fare danni e quindi ce la metterò tutta. In che modo di non fare danni? Quali sono... fare danni, magari che ne so, magari portare la squadra, chi lo sa, non so dove, cioè non facciamo danni, dai, ma lo facciamo insieme, lo facciamo volentieri, ho conosciuto Cesare, ho conosciuto i fratelli Parodi, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, sono sicuro che potremo fare veramente bene. Allora, riprendervi entrambi col Covid è un casino, quindi dovete stare a un metro di distanza, ci state, in effetti, ci state, ma... l'ingresso di Massimo Parodi ti solletica un po' la fantasia? È logico che noi dopo tanti anni che conduciamo questa società qua avevamo anche bisogno di un nuovo impulso, di un nuovo entusiasmo, perché dopo tanti anni forse ci si siede un attimino, perciò è un grosso contributo che penso che darà Massimo Parodi con tutti i suoi collaboratori, con Francesco eccetera eccetera, e la società deve essere condotta, questo è anche negli auspici di Massimo, nel tutto il suo complesso, riguardo all'impianto, riguardo al settore giovanile e logicamente alla prima squadra, però la società penso che sarà condotta in questo senso, quelle che erano le prerogative del Salarico. Gli obiettivi quali sono del Salarico quest'anno? Gli obiettivi del Salarico io non ho mai posto obiettivi, io penso che abbiamo messo insieme una rosa che possa senz'altro far bene. Poi sai, del calcio bisogna vedere anche cosa fanno le altre squadre, non è che si scende in campo noi da soli in 11, ci sono anche gli altri 11. Io penso che sarà senz'altro una buona annata perché riusciremo a formare un gruppo veramente coeso con giocatori di valore in questa categoria e diciamo poniamoci l'obiettivo nei playoff, poi quello che verrà verrà. Playoff quindi, Massimo? Sì, 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 playoff. Io dei playoff ho già vinto una volta il campionato, quindi mi andrebbe benissimo fare i playoff. Quindi, no, bene. Sicuramente, sai, noi partiamo per fare bene, ci sono i presupposti per fare bene, ci sono. Cerchiamo di costruire un gruppo, prima di tutto bisogna costruire un gruppo. Una volta che poi noi siamo riusciti a fare questo, sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni. Vogliamo fare in modo che qua, quando le squadre vengono qua, dicano non è facile andare a giocare, andare a giocare a sé. Però adesso c'è una questione che che un pochino vi preoccupa, no? La permanenza in Serie A delle due squadre, no? Tu sei sandoriano e tu sei germano. Guarda, metto un derby in casa. Ma...
Questo è un argomento delicato, un argomento delicato. Sai quanto io sono proprio malato di Genoa. Io sono convinto che, secondo me, ce la possiamo anche fare. È chiaro che siamo in grossa difficoltà. La squadra si è presentata dopo questa sosta in condizioni pietose. Io francamente, lui fa come me, siamo dirigenti. Io, se la mia squadra si fosse presentata in quelle condizioni lì, avrei avuto qualcosa da dire. Però evidentemente, se non dico niente, è perché ho le mie colpe. Io voglio arrivare lì, nel senso che il presidente, cioè, il discorso si vede sempre dalla testa, capito? Quindi evidentemente il nostro presidente, perché se io fossi il presidente di una squadra che si presenta in quelle condizioni, vado nello spogliatoio e do dei pugni sul lettino. Si salva il Genoa o no? Io spero di sì che si salvi, però ragazzi, se camminano a quella maniera lì, cioè, le altre corrono, i nostri camminano. Cioè, non... la Samp invece? Ma guarda, lui è un genuano accanito, a quanto potuto capire. Io sono un sandoriano un po' all'acqua di rose, che a volte non so nemmeno quando c'è, sinceramente. È logico come che tutti poi, i sandoriani. È logico come che poi, tutti i sandoriani. È logico che poi il risultato lo vedo e lo guardo. C'è una cosa, che il sangue dei genuani è diverso dal sangue dei sandoriani. Questo non c'è dubbio. Loro hanno sempre lo striscione là, fattene presidente, e non ci mettono nemmeno il nome, non ci mettono, perché tanto a cambio i presidenti, ma c'è sempre fattene presidente. Perciò diciamo che ero appassionato molto una volta di Sampdoria, sono stato in tutte le trasferte di Europa possibili e immaginabili, anche perché noi abbiamo girato per l'Europa. Loro forse un po' meno. Diciamo che l'unico anno che sono arrivati i quarti, noi combinazioni siamo arrivati i primi. Lo vedi, lui è quello tiepido, no? Lui è quello tiepido, è quello che non sa neanche quando giocano, ma sono fatti così. Ma come faccio a sopportarli da anni? Io mi domando come faccio a sopportarli da anni. Ecco, questo simpatico siparietto, gli diamo intervista dei due presidenti del Stralico. Va bene.